Il tema centrale di questo spettacolo è la solitudine. L'altra sera, quando ho intervistato Silvio Orlando, mi ha fatto notare giustamente che è una solitudine affollata, però, in realtà, perché il protagonista è questo signore, Silvio, che si ritira in questa casa in campagna, lontano da tutti, lontano dalla società, anche dalla propria famiglia, ma questo suo equilibrio squilibrato viene un po' alterato dalle visite dei figli e del fratello, che quindi riattivano una serie di dinamiche familiari, di lotte mai sopite, probabilmente tante cose appunto che rinascono nel confronto con l'altro. Credo che lui sia arrivato a un punto di saturazione. Nel suo caso abbiamo un elemento scatenante che è la morte della moglie, avvenuto 10 anni prima, che insomma gli ha dato forse la botta finale, ma in realtà quello che vuole raccontare lo spettacolo è che questo fatto della morte è solo un pretesto, nel senso che questo senso di solitudine che ci prende tutti è un sentimento diffusissimo oggi, sarà sempre più diffuso nel futuro. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti. Abbiamo una società che può fare a meno degli esseri umani, gli esseri umani si sentono irrilevanti, non necessari, non utili, e quindi tendenzialmente per mille motivi scatenanti, che possono essere o la paura di affrontare questa sfida verso un mondo che tutto sommato può fare a meno di noi, oppure un mondo che ci fa capire che può fare a meno di noi, in qualche modo il muscolo del cervello peggiora, e insomma, quindi auguri per il futuro. Si ride, in realtà. È importante precisare che è uno spettacolo che fa anche molto sorridere e Sì, ridere. vabbè, Quindi. questo per carità, però appunto per prepararmi meglio all'avanzatona finale dello spettacolo. Non è uno spettacolo satirico, però c'è una grande, insomma, abbiamo cercato di mettere quanto più umanità possibile, cercando di far capire che insomma è una cosa che riguarda tutti, quelli che sono in sala, quelli che sono sul palcoscenico, e che quindi in qualche modo affrontare questo, rifiutare, perché questi isolamenti sono anche atti di ribellione in qualche modo, delle piccole rivoluzioni individuali. Però come tutte le rivoluzioni individuali poi hanno dentro un elemento di autodistruzione, di autolesionismo. E quindi per quanto possibile dobbiamo resistere, resistere, resistere. Lucia lasciava una grande libertà di improvvisare, non era, almeno questo posso parlare di me, per certe cose non era fiscale, tipo devi dire questo, devi dire quello. Poi lei che fa queste indagini psicologiche ha capito che mi piaceva intervenire sul suo testo, quasi io mi calamarizzavo cercando di capire come lei scriveva e quindi cercando di dire delle frasi che erano, pensavo io, simili al suo modo di scrivere, di pensare. È molto interessante perché penso che ciascuno di noi, vedendo questo spettacolo, si può rivedere in almeno un personaggio, rivedere un familiare, qualcuno che conosce sul palco. Buonasera. Sì, in effetti Lucia lavora un po' sulle caratteristiche dell'essere umano, più che sull'attore o sul personaggio. E quindi diciamo che il primo incontro con lei, il primo giorno di prova è una seduta psicoanalitica, insomma. E lei tira fuori un po', chiacchierando con te, quali sono le tue debolezze, le tue ansie, il tuo approccio alla vita, le cose, e poi da lì lavora e scrive per l'attore, quindi è tutto un work in progress, perché lei non arriva con un testo finito, arriva con dei pensieri più o meno buttati là e qua e là, e poi lavora sull'attore di volta in volta, il giorno dopo torna, ti ha scritto un pezzo e tu lo devi dire e poi tutto viene messo insieme, si amalgama. E mi piace sempre dire, perché è una cosa che penso, che questo è un bel modo di lavorare, anche se fai molta fatica, perché lei
questo lo dico sempre perché è vero, fa dire un po' di te su di te, le peggiori cose di te stessa, e le fa dire a te e le fa dire agli altri, e fa dire quello che sei in parte e quello che lei pensa di te. E io sì, sono appunto, interpreto Alice, poi appunto sottolineo il fatto che Lucia come drammaturga mantiene sempre il nome della persona. Io mi chiamo Alice, Vincenzo e così via, esatto. Sì, io affronto il tema dell'ipocondria, delle paure che sono sia mie che di Lucia, potrei dire. E, no, mi ha interessato la tua domanda perché è una riflessione che non avevo mai fatto, quella sull'ipocondria rispetto al mio personaggio. Poi mi chiedo ogni tanto, ma io appunto sono una poetessa di 40 anni, accumulo tutte queste poesie copiate peraltro, ma le scrivo per me? Cioè le tengo io, non le faccio leggere a nessuno, o provo a leggerle a qualcuno al di fuori di mio padre? Quindi sì, effettivamente è sempre un voler rimanere lì, non fare un passo più lungo per crescere come personaggio. E l'abbraccio nostro poi nasce insomma ogni volta, ovviamente inseguiamo una tenerezza in quella scena, quindi chiaramente non è per caso che avviene, però sicuramente ci sono delle differenze di temperatura tra gli abbracci che poi, verso cui poi Silvio si comincia di nuovo a prendere confidenza, fino al punto poi di dire mi sei mancata, mi siete mancati tutti. I suoi spettacoli di solito durano 3 ore, e con 3 ore con 3 attori, di solito non è andato mai oltre i 3 attori, credo, in tutti i suoi spettacoli. Questo per lei è un colossal in qualche modo, siamo 5 addirittura, l'attività del cervello viene simboleggiata dall'attività delle gambe, poi sostanzialmente, che è sempre meno, insomma, i muscoli delle gambe, poi dopo un po' i tendini si accorciano e anche il cervello si accorcia, non coincide non solo con lui, ma non coincide con nessuno, neanche con se stesso più, insomma, non rappresenta più neanche se stesso. E no, perché adesso siamo partiti molto da un'analisi del contenuto del testo, di solito partiamo più da, appunto, da questa unione con Lucia, insomma, col suo mondo, che è stata la vera grande scommessa di questo spettacolo. Mia madre, che era napoletana, diceva: i mariti entrano dalla porta, i figli dal cuore. E quindi le relazioni che i figli hanno con la madre, perché si trovano per un compleanno che è il suo, mi sembra, con una candelina sola, come forse l'ultimo anno, perché all'imbrunire si perde la visione di questa realtà che è lucente, per vedere quella più nascosta. So, per me, come fratello, è un nemico, però è una brava persona. Hanno detto: devo avere il testo. Ce la volevo comprare. Sì, e volevo appunto sapere se era stato pubblicato. Adesso sì, lei l'ha detto.